Orrore e shock in Gran Bretagna per la morte di una deputata laburista avvenuta giovedì a Leeds, mentre si trovava in compagnia di alcuni suoi militanti. È stata colpita alle spalle prima con un coltello e poi con i colpi di arma da fuoco da un uomo di 52 anni, un nazionalista. Gli investigatori britannici che mantengono il riservo sul possibile movente dell'uccisione della deputata si sono anche rifiutati in maniera sconcertante di confermare, ma anche di smentire che l'aggressore abbia gridato Britain first, in italiano la Gran Bretagna prima di tutto. L'orrore per la morte della deputata laburista ha costretto i principali esponenti della campagna contro il Brexit a sospendere le loro manifestazioni politiche. Il leader del Labour britannico Corbyn si è detto totalmente scioccato, così come anche il primo ministro inglese David Cameron. Il premier italiano Renzi ha mandato le condoglianze a nome di tutta l'Italia. Mimmo Siena, Speciale News.